perché ho fatto questa battuta? Perché quello dello spreco alimentare purtroppo è un problema ancora molto vivo in tutto il mondo, e quindi noi abbiamo chiamato, come dire, il nostro paladino dell'ambiente per risolvere, o comunque per darci qualche consiglio al riguardo, Francesco Barberini. Eccomi, ciao, ciao. Il nostro giovanissimo Francesco Barberini, ornitologo, amante della natura, e in questa particolare edizione di Detto Fatto è il nostro paladino proprio dell'ambiente. Eccoci, giusto Francesco? Qua. Sì. Allora, cosa c'è nel tuo cestino oggi? Vediamo. Allora, subito. Oggi parliamo. Allora, ho appena fatto la spesa, quindi ecco. Ah, bene, ho le buste della spesa, e oggi parliamo proprio di come fare una spesa intelligente, perché noi dobbiamo ricordarci che ogni giorno sprechiamo tanto, troppo cibo. È vero, è vero. Tra l'altro, però so che in Italia forse la situazione è un po' migliore rispetto è al vero, resto. È vero, è vero. Mondo. Diciamo che l'ultimo G8 fatto sullo scarto alimentare ha assegnato l'Italia il primo posto, quindi il paese, uno dei paesi che spreca meno cibo. Stiamo parlando comunque di mezzo chilo a testa per settimana, a differenza però di altri paesi come gli Stati Uniti, che sprecano invece un chilo e mezzo a settimana, quindi un po' di più. E in termini di costi, Francesco, questo sì, a livello economico cosa significa? Stiamo parlando di 5 euro più o meno a famiglia per settimana, che, perché poi ci dobbiamo rendere conto che gli scarti alimentari sono due: quello fatto a casa nostra durante, quando facciamo la spesa, per esempio, e poi quello durante la filiera di produzione. Quindi se li sommiamo stiamo arrivando anche a, per ogni anno, 10 miliardi di euro. Eh beh, questo è un costo tanti. Sicuramente importante. È vero che l'Italia si trova ai primi posti per quel che riguarda lo spreco alimentare, però è anche vero che di strada da fare ce n'è ancora veramente tanta, e sì, noi dobbiamo lavorare è proprio vero, su questo. Assolutamente, però è anche vero che in questi ultimi 10 anni si è visto comunque una diminuzione del 25% dello scarto alimentare. Quindi significa che 7 persone su 10, mentre che fanno una spesa, sono consapevoli del fatto che dobbiamo cercare di ridurre gli sprechi alimentari per un futuro migliore. Esatto, allora iniziamo subito, perché so che tu ci hai preparato addirittura per cominciare una grafica con quelli che sì, sono i consigli per la spesa intelligente. Allora, certo, vai, vai Francesco. Allora, chiaramente non entrare affamati in un supermercato. Perché se no compriamo la qualunque. Certo, okay, in modo compulsivo compriamo quello che è buono. È come quando si ordina al ristorante, che si entra con una fame tale che si ordina tutto quanto e poi dopo rimane e poi qualcosa. Certo, esatto. Quindi invece utilizzare il cervello mentre che si esatto, fa la spesa. Poi scegliere un cestino piccolo invece di un carrello grande, anche perché quando utilizziamo un carrello grande siamo abituati dall'idea di riempirlo tutto. Esatto. Invece no. Quindi fare anche una lista delle cose veramente necessarie, poi controllare le scadenze anche dei prodotti che prendiamo, e poi prima di pagare eliminare tutto il superfluo. Quindi fare un'ultima scrematura. Allora ragazzi, chi di voi della nostra cricca fa la lista della spesa? Sì. Carla. Io la faccio, però puntualmente mi dimentico qualcosa oppure acquisto qualcosa che non era nella lista. Quindi adesso lui mi ha dato un'idea: prima di arrivare alle casse, controllare, Francesca? Certo. Mi sembra un'ottima idea. Jonathan, quali sono le tue regole per la spesa intelligente? Un fan, essendo singolo e amando il frigorifero pieno, io sono un fan delle date di scadenza. Chiedo scusa ai supermercati dove vado, perché io sono quello che va in fondo, si tuffa fra le uova, fra i compact e prende sempre quelle robe che scadono il più tardi possibile. Poi sistemo, però. No, però devo dire che tu mangi tutto poi quello che c'è nel frigorifero, anche se pieno, anche se il frigorifero. Sì, è non si butta niente, sono come quelle case del sud dove ci deve essere abbondanza, però vivo da solo. Infatti invito sempre la gente. Guaccero, settimana prossima vieni, ma con la mascherina, te lo dico. Va bene, perché con la mascherina? No, boh, così era per fare spettacolo. Va bene, allora ragazzi, intanto rivediamo la grafica per la spesa intelligente, proprio per evitare gli sprechi quando ci troviamo all'interno del supermercato. Quindi non entrate affamati, fate una lista veramente delle cose necessarie, scegliete un cestino piccolo invece che il carrello grande, controllate le scadenze e poi alla fine, prima di pagare, controllate ancora una volta il superfluo. Allora, intanto qui ci siamo spostati nella nostra casa. Io per questo ringrazierei anche la nostra scenografia, che ha costruito proprio per noi questo ambiente casalingo. Grazie. Perché? Perché il nostro metodo, la nostra volontà di non sprecare il cibo continua anche
quando siamo in casa. Perché, Francesca? Certo, infatti per evitare anche gli sprechi ricordiamoci di conservare i prodotti in modo anche pulito e sano. Quindi per esempio apriamo il nostro frigorifero, questo è un frigorifero americano spaziosissimo, ecco, allora, e ricordiamoci anche di tenere pulito il nostro frigorifero, quindi passami pure quella spugna che ho. Sì, ecco, tieni. Possiamo preparare una soluzione per esempio con aceto e bicarbonato. No! Non nominare l'aceto e il bicarbonato senza Titti e Flavia, perché potrebbero apparire da un momento all'altro. Non lo dico mai più. No, stai scherzando. Ah, va bene. Vai, allora aceto e bicarbonato. Certo. E allora puliamo il nostro frigorifero. Ecco fatto. E poi, ecco, quindi questa è la prima regola. La prima regola, perché bisogna pulirlo bene? Che succede? Per evitare anche la proliferazione dei batteri, perché ricordiamoci, proliferazione dei batteri, contaminazione del cibo e poi spreco alimentare. Ok, allora questo è il primo passaggio. Poi, per quel che riguarda invece la temperatura, dove spesso in famiglia si litiga, no, abbassa la temperatura, no, ma se la abbassi poi si alza, no, ma se la alzi... Insomma, come deve essere? Sì, allora, ricordiamoci che in un frigorifero la temperatura varia a seconda del luogo. Quindi qui abbiamo per esempio 4-5 gradi, oppure 0-2 gradi più in fondo, e poi abbiamo il cassetto per la frutta e la verdura che invece ha una temperatura più alta. Quindi bisogna regolarsi in base proprio agli scopi. Certo, facciamo un esempio, per esempio, passami, ecco, per esempio la ricotta la dobbiamo mettere qui, i latticini vanno messi nel piano centrale, oppure per esempio insalata, il burro per esempio va messo nello sportello perché la temperatura è un po' più alta, oppure l'insalata va messa in questo cassetto qua sotto perché la temperatura è un po' più alta. E la carne? E la carne invece va messa nel ripiano inferiore, dove la temperatura è più bassa. Ragazzi, avete domande per quel che riguarda il frigorifero? Io sì. Volevo chiedere se quali sono gli alimenti che vanno in frigorifero, perché so che spesso volentieri sbagliamo a mettere, addirittura ci sono i piani, no? Non ti chiedo quello, però ad esempio la verdura va tutto in frigorifero? No, appunto, ci sono anche alimenti che non vanno messi in frigorifero. Scusate, posso? Vai. Ecco qua. Passiamo allora, per esempio Francesco. Ananas, agrumi, cetrioli, zucchine, fagiolini non vanno messi nel frigorifero, anche perché gli agrumi per esempio dopo diventano più amari, oppure il pane se non lo mettiamo in frigorifero si indurisce più velocemente. Io al massimo il pane lo metto in freezer perché magari ne compro tanto, poi lo scrivelo e poi lo scrivelo quando mi serve, oppure prendiamo... Non sapevo per esempio che le zucchine non andassero messe in frigorifero, quindi non le mettiamo più. Sì, quindi prendiamo il pane fresco, lo mettiamo in un sacchettino, poi chiudiamo il sacchettino, e poi un altro consiglio che vi do è mettere anche la data di quando l'abbiamo messo. Di acquisto? Certo. Ok. Quindi mettiamo. Perché per esempio il pane quanto può durare pure in freezer, per esempio? Lo sai? Una domanda che non... Sai che non lo so? Ci vado a guardare. Non l'ho mai capito, perché quanto poi può reggere in freezer il pane. Ci andrò a guardare, grazie. Una settimanella, dai, diciamo così, facciamo così, una settimanella. Allora, Francesco, questo è il modo per conservare il pane e poi conservarlo nel nostro freezer. Però, per esempio, non so se a voi è capitato di comprare quelle fette, quei pezzi grossi di prosciutto, di formaggio, che ovviamente non riusciamo a consumare in un'unica soluzione, ma magari ci restano in frigo per qualche giorno. E spesso nella parte iniziale del prosciutto, del formaggio, si forma un po' di muffa, o comunque c'è un po' di, va un po' a male, si ossida. Come facciamo per evitare di sprecare quella fetta e quindi quel pezzo di prosciutto? Ecco, possiamo prendere, ecco, vi faccio un esempio. Prendiamo questo pezzo di formaggio, lo mettiamo in questo sacchetto speciale, e che cosa facciamo? Facciamo il sottovuoto, perché dobbiamo ricordarci che il sottovuoto lo si può fare non solo nei supermercati, lo fanno, ma lo possiamo fare anche a casa nostra. Quindi chiudiamo bene, sigilliamo il sacchetto e poi utilizziamo questo strumento che aspira l'aria all'interno. Esatto, adesso per evitare proprio l'ossidazione, giusto? Sì. Perfetto. Allora, un'altra regola, per esempio, che io utilizzo tantissimo sono i contenitori all'interno del frigorifero. Certo, assolutamente. Possiamo utilizzare questi contenitori di vetro, appunto, dove mettiamo, devono essere contenitori puliti e sani, dove possiamo mettere il cibo che poi mettiamo nella dispensa o nel frigorifero. Altra domanda. Se avessimo in casa della frutta
scorta ormai troppo matura che non vogliamo buttare via. Certo. Come facciamo? Allora, la ecco, grazie maestro. Certo, la frutta che è troppo matura la possiamo utilizzare per fare un frullato del succo. E quindi qua. E quindi non si butta via niente. Certo. Ok. Ci sono dei segreti, per esempio, per non far annerire le banane? Io non riesco a evitare questa cosa. Come bisogna fare, Francesca? Allora, ecco, la prima regola, perché qua noto subito un errore, perché le banane non vanno messe accanto alle mele, perché entrambi producono etilene, quindi si anneriscono più velocemente. Però, ecco, possiamo, per esempio, quando sono staccate, perché io consiglio sempre di mantenerle così a caschetto, ma quando vengono staccate possiamo prendere questa pellicola da cucina e avvolgerle con questa per, diciamo, ridurre il tempo con cui si anneriscono, anche di 3 o 4 giorni. Assolutamente. Mi dicono intanto dalla regia che il pane conservato in freezer può essere, insomma, consumato entro 3 mesi, quindi questa, ecco, è una cosa che, vedi, ho scoperto oggi. Grazie Antonio. Jonathan, no, hai, allora, una domanda per Francesco? A parte che complimenti, interessantissimo questo spazio perché riguarda tutti noi che abbiamo una casa, una cucina, quindi veramente complimenti. Mi sta venendo un dubbio. Prima Beniamino ci ha dato una porzione di lasagne, ma cosa facciamo quando nel piatto ci ritroviamo una porzione un po' troppo abbondante di una pietanza che magari non vogliamo mangiare tutta? Che famo per non sprecarla? Sì, allora io consiglio subito di cercare di fare piatti con un po' più piccoli, ecco, quindi porzioni. Io, scusami se mi intrometto in questa domanda, Jonathan, ma a casa mia chiedono anche il bis di questa porzione, non so a casa tua, ma comunque me l'hai tirata così. Allora, vediamo. Ecco, quindi consiglio di fare porzioni un po' più piccole, quindi iniziare da piccole parti e poi la restante parte, quindi non è più contaminata, le possiamo mettere in un contenitore. In un contenitore e consumarlo magari in un altro momento, in un altro giorno. Però, se proprio dovessero rimanere questi scarti alimentari di cui non riusciamo a smaltire. E certo, possiamo utilizzarle per dare nuova vita ad altri oggetti della natura. Per esempio, qui abbiamo un vaso con del basilico, possiamo utilizzare gli scarti in delle compostiere, possiamo mettere questi scarti, quindi un grande recipiente dove gli alimenti si decompongono e poi lo possiamo utilizzare come concime per le piante. Avete capito? Del nostro cielo. Allora, ultima regola, Francesco. Lo so che tu hai un ultimo consiglio da dare per quel che riguarda la dispensa. Certo. E ci spostiamo da questa parte, dalla dispensa. Allora, c'è una regola molto carina e molto semplice e divertente, perché quando facciamo la spesa siamo abituati a metterla nella dispensa per primi gli oggetti. E poi non ti dimentichi quello che c'è. In fondo non vedi bene, giusto? Quindi la regola è FIFO, first in, first out, primo dentro e primo fuori. Quindi le cose che prendiamo e che acquistiamo quando facciamo la spesa le mettiamo in fondo, così che piano piano vengono avanti le cose che prima dobbiamo mangiare. Oh, ebbene così, grazie Francesco, perché veramente ogni volta che sei qui con noi ci ricordi quanto è importante rispettare il pianeta. Dobbiamo ricordarci che rispettare il pianeta significa anche ridurre gli sprechi. E soprattutto partire dai piccoli grandi gesti quotidiani. Ma adesso vedo tutto pronto.